io partirei con la registrazione. Voglio a nome mio, ma anche a nome di Renzo Codarin, a nome dell'Unione Italiana e della Federazione degli Esuli, dare inizio a questa videoconferenza. Desidero ricordare ancora una volta a tutti di silenziarsi, se possibile, e voglio salutare anzitutto le autorità che hanno accettato il nostro invito di essere qui con noi, partendo da Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia in Croazia, Pier Francesco Sacco. Grazie Pier Francesco, grazie Ambasciatore. L'Assessore alle Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pier Paolo Roberti, su incarico del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ringrazio di essere con noi. Il vicepresidente del SABOR, l'onorevole Fulvio Radin, che ringrazio, il direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Raul Marsettic, il direttore del Centro Carlo Combi di Capodistria e presidente della Società di Studi Storici e Geografici di Irano, Christian Knez. Desidero salutare anche tutti i rappresentanti istituzionali del mondo della diaspora, della comunità nazionale italiana, tra cui la vice sindaco di Umago Floriana Bassanese Radine. Non so se ci sia e se si è già unita a noi anche la vice sindaco di Pirano Manuela Roiez, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, e il vicepresidente Marco Gregoric, che dovrebbero, credo, unirsi a noi tra breve. Abbiamo presenti vari media. Il Piccolo, La Voce del Popolo, Panorama, Radio e TV Capodistria, l'Arena di Pola, TV Nova, Radio Medulin, l'Ansa del Friuli Venezia Giulia. Questa è la prima iniziativa congiunta nel giorno del ricordo che viene portata avanti dall'Unione Italiana e dalla Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Con noi due, queste due organizzazioni hanno sottoscritto, ovvero non ancora fisicamente per via del Covid, ma abbiamo approvato un accordo di collaborazione che è stato approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana. Abbiamo anche individuato un cosiddetto gruppo di lavoro, un gruppo di contatto che dovrà poi adesso attuare operativamente tutte le iniziative che dobbiamo portare avanti per entrare nel merito delle iniziative che vogliamo appunto realizzare. Quindi io finisco qui queste mie parole introduttive e passo la parola a Sua Eccellenza Pier Francesco Sacco, ambasciatore d'Italia in Croazia, per il suo saluto. Grazie Presidente, grazie Maurizio. Buonasera a tutti. Io sono anche un filino emozionato ad essere qui con voi. È la prima volta che ho modo di unirmi alla celebrazione del Giorno del Ricordo. Lo faccio veramente un po' in punta dei piedi perché qui il protagonismo non può che spettare a voi, organizzatori, relatori, partecipanti. Lasciatemi dire che per me, prima ancora di assumere le mie funzioni a Zagabria, sono stati molto importanti e molto formativi, molto più che informativi, sono stati veramente formativi alcuni incontri che io ho avuto. Come un lungo pomeriggio all'Archivio Museo Storico di Fiume a Roma, la mia città. Confesso, non lo conoscevo. Un lunghissimo pomeriggio con Marino Micic, una lunga conversazione con l'allora presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Antonio Ballarin. E poi, dopo la mia assunzione qui in Croazia, aver potuto conoscere, ecco, finalmente realtà come le nostre comunità, l'Unione Italiana, gli incontri, il dramma italiano, la scuola italiana di Fiume, comunità in Istria, Pola naturalmente, il CRS, il Centro di Ricerche Storiche e altre che poi via via
andrò incontrando e conoscendo anche con il nostro console generale Bradamini. Partecipare a una bella trasmissione, già adesso ho perso il conto 4-5 volte per loro gentile invito a sconfinamenti, questa attenzione che c'è, che ci deve essere, che deve essere sempre più viva, anche grazie al giorno del ricordo in cui noi abbiamo un obbligo di memoria, un desiderio di memoria doveroso di una tragedia epocale, di una delle grandi tragedie del Novecento, che richiede, direi, cura spassionata, attenzione, sensibilità, ma che vede, secondo me, in una iniziativa come quella vostra di oggi, una grande ragione di speranza. Federei sull'Unione Italiana, anche in virtù dell'accordo di collaborazione che hanno firmato di recente, celebrino insieme il giorno del ricordo, credo che segni il punto, possiamo dire senza enfasi, di svolta o di proprio prospettiva incoraggiante di cambiamento dell'angolo visuale. L'obbligo morale dato anche, come hanno arrivato oggi le massime cariche dello Stato, con le nostre bandiere a mezz'asta in tutta la rete, in tutte le ambasciate, consolati, residenze, noi oggi abbiamo le bandiere a mezz'asta, questa grande tragedia del Novecento, le foibe, l'esodo, uno sradicamento, un coraggio del partire, un coraggio del restare. Oggi qui c'è veramente, visualizziamo il ponte, visualizziamo un ponte che è fatto di memorie, ma è fatto anche di futuro, come sta proprio nel titolo oggi, anche molto pertinente, molto azzeccato di questa iniziativa, futuro condiviso. Diciamo futuro condiviso tra le comunità degli esuli, i loro discendenti, i loro familiari in Italia, comunità autoctone qui in Croazia che vogliamo rendere sempre più dinamiche, attive, proiettate verso il futuro, come gli amici dell'Unione Italiana sanno, ma anche un futuro che deve essere di più pensata e strategica amicizia fra Italia e Croazia, Italia e Slovenia. Non a caso dico Italia, Croazia, Italia, Slovenia, perché sta prendendo corpo per iniziativa della Farnesina una bella iniziativa trilaterale. Era ora, questo Adriatico, una zona economica esclusiva è il termine giuridico, ma non è esclusiva nel senso di escludente, zona economica esclusiva nel senso che accomuna nello sforzo ambientale e di valorizzazione delle risorse sostenibilmente. Mi fermo qui veramente con un grazie di cuore a tutti. Grazie, grazie mille caro ambasciatore per essere qui con noi, per il suo intervento, per le tue parole. Certamente abbiamo un lungo percorso importante da fare davanti a noi, ma sono convinto che lo sapremo affrontare con il piede giusto, nell'unità di intenti e di un popolo che la storia ha diviso. Ora pregherei di prendere la parola il dottor Pierpaolo Roberti, assessore autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ripeto ringrazio sentitamente per essere qui con noi, e ti cedo la parola, Pierpaolo, prego. Sì, grazie mille, buonasera a tutti intanto e grazie per l'invito. Prima di tutto mi dà l'occasione di portare i saluti dell'amministrazione regionale tutta, del presidente in modo particolare che mi ha delegato in questa occasione per almeno questo breve mio saluto introduttivo di questa iniziativa odierna che è particolarmente importante, non soltanto perché è una delle tante iniziative delle tante iniziative che si svolgono in questo 10 febbraio, come negli ultimi anni si svolgono ogni 10 febbraio, ma perché quest'anno è un anno particolare. Stamattina la celebrazione alla foiba di Basovizza in una forma ridotta. Oggi ci vediamo qui, non dal vivo, non in una sala, non in un convegno, guardandoci in faccia. Purtroppo dobbiamo ancora tenerci lontani e guardarci soltanto attraverso lo schermo di un computer. Questa è una di quelle difficoltà in più nello svolgere delle iniziative quest'anno, e il fatto che si facciano comunque, si portino avanti comunque
Iniziative di questo tipo è sicuramente un elemento positivo. Stamattina nel suo intervento il Presidente della Repubblica ha detto: l'orrore delle foibe colpisce le coscienze. È significativo il fatto che lo dica il Presidente della Repubblica, un qualcosa che fino a non molti anni fa, un sentimento che fino a non molti anni fa al resto d'Italia era pressoché sconosciuto. E di questo bisogna ringraziare le tante associazioni che si sono occupate per anni di un tema così complesso e controverso e hanno mantenuto vivo quel ricordo, che soltanto in un passato molto più recente è stato sancito invece con una legge che ha istituito la giornata del 10 febbraio, la giornata del ricordo, e conseguentemente a quella giornata poi quella memoria è diventata molto più condivisa. Oggi tocca fare, bisogna fare, dobbiamo tutti quanti adoperarci per fare ancora un passo in più, fare in modo che quella memoria condivisa non sia solo una memoria condivisa in Italia, all'interno dello Stato italiano, ma che sia una memoria condivisa tra popoli di un'area geografica che è stata sconvolta da quegli avvenimenti della guerra e del dopoguerra. Per farlo penso che l'iniziativa di oggi sia un buon viatico, far parlare delle associazioni e far discutere insieme delle associazioni che si occupano di chi ha dovuto lasciare quelle terre e di chi invece è rimasto in quelle terre perché ha preferito, ha avuto la possibilità e ha preferito rimanere collegato a quelle terre d'origine. Penso che da qui parte un dialogo che sicuramente dovrà continuare anche ai più alti livelli istituzionali, ne accennava prima l'ambasciatore Sacco. Abbiamo avuto un'anticipazione di quello che deve essere il futuro quest'estate, quando in luglio il presidente Mattarella e il presidente Pahor hanno visitato la foiba di Basovizza. Penso che su quella strada bisogna ancora proseguire e grazie al lavoro delle tante associazioni, delle vostre associazioni che si occupano di questo sul territorio, si potrà proseguire anche in futuro, magari coinvolgendo anche la vicina Croazia, in modo davvero di fare in modo che questa storia venga digerita, condivisa e metabolizzata da tutti i popoli per poter guardare alle nuove generazioni, che è il titolo del vostro incontro. Sono passati tanti anni, oggi è un momento di guardare nel futuro, di guardare al futuro e pensare a come fare in modo che quegli errori del passato non si ripetano mai più e che tra i nostri popoli, che inevitabilmente condividono un territorio, un mare, come prima citava l'ambasciatore Sacco, ci sia soltanto pace nella consapevolezza che gli errori del passato purtroppo ci sono stati e davanti a quegli errori bisogna semplicemente chinare il capo, fare una preghiera e chiedere scusa. Ringrazio Pierpaolo Roberti, condivido l'approccio quanto è stato detto sia dall'ambasciatore sia dall'assessore. Penso che riconoscere i torti fatti e quelli subiti, offrire il perdono, sia la strada giusta, e che non significa che si debba fare chiarezza sulla verità storica e su ciò che è avvenuto. Grazie. Volevo dire, ringraziando anch'io l'assessore Roberti, che oggi abbiamo molto apprezzato a Basovizza quando il presidente Fedriga, a nome delle istituzioni italiane, ha detto che è stato merito delle associazioni, non solo quelle di Trieste naturalmente, ma in tutta Italia, che anche quando nessuno ci credeva, anzi ci condannavano, abbiamo mantenuto la fiamma aperta, la fiamma accesa, sempre senza polemiche, cercando di non farci strumentalizzare dalla politica, cosa che era anche facile, e con la nostra tenacia e testardaggine e della nostra gente siamo riusciti ad ottenere i risultati. Quindi ringrazio per l'intervento che è stato anche oggi appunto richiamato dal presidente Fedriga, che abbiamo molto, e lo abbiamo fatto notare anche sui nostri siti, molto apprezzato. Grazie, grazie Renzo. La nostra scaletta prevede ora di invitare a prendere la parola il deputato della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento croato, c'è il vicepresidente del Sabor, l'onorevole Furio Radin. Ne hai facoltà. Grazie. Io vorrei salutare
veramente di cuore tutti quelli che vedo sul display e quelli che ho visto, anche la lista che ho visto prima, perché ci sono molte persone che sono oscurate in questo momento. Io vorrei sottolineare l'aspetto, chiamiamolo così, storico di questo evento, ed è il fatto che la Federesole e l'Unione Italiana organizzano insieme la celebrazione del giorno del ricordo. Noi vi abbiamo sempre partecipato, sempre, da molti anni vi abbiamo partecipato sia alla Foiba di Varsavia e soprattutto alla Camera dei Deputati o al Senato o al Quirinale, dove veniva celebrata a Roma, e anche dai sindaci di Roma, ma vi abbiamo sempre partecipato come spettatori. È la prima volta che i rimasti, no? Parlano anche e non lo fanno soltanto nelle occasioni e negli eventi che organizziamo qui in Istria. Dunque ci parliamo il giorno del ricordo, noi tra virgolette rimasti e voi esuli, perché è stato sempre, e questo lo sapete perché l'ho detto in tutte le occasioni, sono stato sempre convinto e siamo stati sempre convinti che siamo un popolo solo, e che la tragedia di chi è stato cacciato o comunque andato e di chi è rimasto è comune, perché ma noi, insomma, nei nostri incontri istituzionali e privati ne abbiamo parlato molte volte, perché chi è andato perché non trovava nessuna altra soluzione al mantenere la propria italianità, e chi è rimasto con la convinzione che questa italianità si possa mantenere anche qui, anche rimanendo in Istria, Fiume nel Quarnero. Penso che abbiamo avuto torto o ragione entrambi, nel senso che noi abbiamo provato molta fatica ad avere i nostri diritti, e la parte nostra, la parte esodata, diciamo così, della nostra comunità ha provato molta fatica per essere compresa in Italia, se mi permettete di poter fare questa affermazione, perché mi è stato detto in molte cose. E la prima volta, al nostro primo incontro tra Unione Italiana e il mondo degli esuli, primo incontro istituzionale a Venezia tantissimi anni fa, quando io ho detto che noi abbiamo molta paura di essere assimilati e di diventare croati o sloveni, c'è stato un grande esule che adesso non voglio fare il nome, ma lo riconoscerete, che mi ha detto guarda, anche noi abbiamo paura che i nostri discendenti diventino italiani. E dunque, scherzando, questa nostra comunanza fa sì che il nostro questo evento qui abbia una valenza storica importante, e soprattutto lo facciamo tutti con molta emozione. Prima c'era Laudi e c'era Lucia Bellaspiga che stava parlando in modo molto emotivo con
adesso non mi ricordo come, con un esule che adesso non vedo sul display, tutti i nostri incontri sono stati molto emotivi. Incontrarci il giorno del ricordo significa che lo sentiamo sia noi esuli che noi rimasti. E concludo dicendo quello che ho sempre pensato in vita mia, ed è che chi è andato non ha trovato la forza di rimanere, e noi, le nostre famiglie che sono rimaste, non hanno trovato la forza di andare in Italia. E si è trattato, mio padre, in un'intervista che io ho registrato su Rai 2, tanti anni fa, non c'è più mio padre da tanti anni, a Fulvio Molinari, che lo intervistava, aveva detto: io mi sono sempre sentito con un pezzo di me, con una gamba, diceva lui, in Italia e una gamba di qua del confine. E quando, ambasciatore Sacco, quando ha avuto la cittadinanza, ha riavuto la cittadinanza italiana mio padre, che era uno dei rimasti, e quando gli hanno dato il passaporto, ha dormito con il passaporto sotto il cuscino tutta la notte e poi non l'ha usato mai più. E ultima cosa, mio nonno è emigrato. È stato un esule prima in Italia e poi in America e poi in Sud America, in Argentina. I rapporti si sono interrotti e prima di morire, come si dice da noi, è venuto a Pola l'unica volta. Abbiamo fatto un pranzo che è durato 4 ore e poi è andato a Roma ed è morto. Così che io mio nonno l'ho visto 4 ore in vita mia. Questa nostra situazione, che è anche un po' del patetico, diciamo così, non deve essere interpretata in modo patetico, ma emotivo. Bisogna far conoscere tutte queste situazioni, ce ne sono a decine, di migliaia. Tutti hanno una storia da raccontare, bisogna raccontarla ai giovani, perché, come ha detto l'assessore Roberti prima, non abbia più a succedere, non succedano più delle cose di questo tipo, anche se noi che abbiamo vissuto il conflitto nell'ex Jugoslavia abbiamo visto che sono già successe di nuovo. Dunque, purtroppo, il non farle succedere più riguarda non farle succedere più, almeno per quanto riguarda noi. E teniamoci insieme, esuli e rimasti, perché siamo tutti esuli. Grazie, grazie Furio per il tuo intervento e per la tua anche testimonianza molto, molto umana e molto, molto profonda. Passerei la parola ora a un breve saluto al direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Raul Marsettic. Buonasera, mi sentite? Sì, posto. Forte e chiaro. Sì, va bene, benissimo. E ti ringrazio per la parola, porgo un caloroso saluto da parte mia personale del Centro di Ricerche Storiche, naturalmente ai presidenti, a tutte le autorità e a chi ci segue e in diretta. Beh, sono felice che l'Unione Italiana e la Federesuli abbiano voluto organizzare questa iniziativa congiunta, in quanto da sempre fermamente convinto che questi incontri, che queste iniziative comuni siano assolutamente fondamentali per promuovere il dialogo e il confronto sulle dolorose e complesse vicende del nostro passato. Siamo qua per ricordare l'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, con la conseguente radicale trasformazione della composizione etnica delle nostre terre, e per commemorare le vittime
di avvenimenti terribili come le foibe. Vicende che dopo tanti decenni continuano ancora a condizionare e influire sulle nostre vite, in quanto si tratta di ferite ancora sicuramente aperte, che non vanno sicuramente scordate, ma che sicuramente vanno rimarginate attraverso un sano dialogo, pensando al futuro, ma senza mai dimenticare il passato. Credo che oggi i tempi siano maturi per farlo, perché come dice anche il titolo del presente evento, c'è una nuova generazione, certamente meno coinvolta emotivamente, che non significa certo meno seria o interessata a ricordare o preservare la nostra identità e cultura. Quindi senza la minima intenzione di sminuire in alcun modo chi ha sofferto per le vicende del passato, sia tra chi ha lasciato la propria terra, sia tra chi è rimasto a casa, però in un ambiente sociale e nazionale profondamente mutato, reputo oggi più che mai importante fare tutto il possibile, se serve anche di più, per evitare che l'italianità dell'Adriatico orientale diventi soltanto un lontano ricordo. Oggi, nonostante tutto il dolore che le nostre famiglie straziate, divise, possiamo dirlo anche lacerate, hanno dovuto sopportare, l'identità italiana di queste terre non è sicuramente scomparsa, e se continueremo a difenderla insieme riusciremo a mantenerla anche per le future generazioni. E credo che l'obiettivo finale deve essere soltanto questo: preservare l'italianità dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, però ovviamente in un'ottica europeista e di dialogo e conoscenza con gli amici croati, con gli amici sloveni. Reputo un nostro preciso obbligo ricordare e studiare le dolenti vicende del passato e onorare nella maniera dovuta le tante vittime innocenti, senza alcun tabù, senza alcuna omissione, però sempre in maniera lucida e argomentata. Da storico vi dico che l'obiettività e il rigore scientifico sono la migliore risposta a chi vuole negare o sminuire le vicende dell'esodo, e la secolare fondamentale importanza demografica, politica, sociale e storica degli italiani della nostra terra. L'esodo ha stravolto la nostra presenza sul territorio. L'esodo ha provocato un dolore inimmaginabile in chi l'ha vissuto, e la memoria di questo nostro passato così tragico va tenuta viva e commemorata adeguatamente, soprattutto per trasmettere ai giovani la consapevolezza delle vicende dell'esodo, che altrimenti andranno lentamente dimenticate. Ringrazio quindi l'Unione Italiana e la Federesuli per quanto hanno sempre fatto, in particolar modo per le nuove iniziative come questa, perché solo agendo comunemente avremo la forza e il peso necessari per ricordare e per far pesare le sofferenze del passato, in futuro mantenere la nostra presenza e coscienza nazionale sul territorio e conservare l'attaccamento alla terra dei propri avi tra i discendenti degli esuli. Possono sembrare cose scontate e ovvie, ma sappiamo benissimo che si tratta di obiettivi non semplici e facili da realizzare, che richiedono assolutamente l'impegno di tutti. Mi fermo qua, ringrazio ancora per la parola e auguro un buon proseguimento. Grazie. Grazie Raul per il tuo intervento e per anche un tuo assaggio da storico. Poi sentiremo Orietta cosa ci dirà anche su questo tema. Chiederei quindi, non so se Renzo vuoi aggiungere qualcosa, ma c'è l'ultimo intervento di saluto prima di quello di Renzo, chiesto da Christian Knez, direttore del Centro Carlo Combi di Capodistria e presidente, come dicevo, della Società di Studi Storici e Geografici di Pirano, perché poi anche lui ci dovrà lasciare. Ci ha lasciato nel frattempo l'assessore Roberti per un altro impegno, come aveva preannunciato. Prego, Christian. Grazie, spero mi sentirete, perché ci sono problemi male, di connessione,
Quindi sì, io saluto. E infatti provo, mi sentite forse un po' meglio? Adesso un po' meglio. Cristian, prova a spegnere il video che forse è meglio. Forse è meglio, sì. Scusate un attimo, purtroppo... Ecco, ho spento io il video a Cristian. Cristian, ci senti? Cristian, ci senti? Io mi sento. Mi sa che il collegamento non è dei migliori. Cristian, ci senti? Proviamo più tardi? Io vi sento, non so... Noi ti parte sentiamo, se ci sono dei riscontri. Noi ti sentiamo malissimo, purtroppo. Sì, non riusciamo a sentirlo. Io direi di ringraziare comunque Cristian per quello che ci avrebbe detto. Sono cose sicuramente estremamente importanti, ma se non ci senti adesso, Cristian, se no io direi di proseguire. Ecco, io proporrei allora di, ci dispiace per questo disguido tecnico, ma questo succede quando si è in diretta, si dice sempre alla TV. Passerei quindi nella parte, diciamo, più quella prevista dagli interventi. Il primo intervento è quello di Renzo Codarin, presidente della ANVGD, e oltretutto qui presente anche in rappresentanza della Federesuli, perché tutti gli altri, appunto, come sappiamo, sono impegnati a Roma. Prego, Renzo. Sì. Saluto tutti da parte del presidente Giuseppe De Vergottini, che assieme agli altri, anche il presidente delle comunità istriane da Trieste, è andato in macchina fino a Roma, perché non si fida a causa pandemia di treni o aerei, e sono tutti impegnati là, e naturalmente mi hanno delegato a me di concordare con l'Unione Italiana questo importante incontro, che si svolga proprio il giorno 10 di febbraio, proprio per dare maggiore solennità sia alla data che all'incontro fra di noi. Io voglio ricordare che l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che io presiedo, ma di cui sono attivista da ormai 40 anni, e agli inizi, quando ho iniziato, era presieduta da persone come il senatore Barbi, l'onorevole Bologna, persone, ed era stata fondata da grandi dalmati, di solito tipo drabeni, anche antifascisti, che da Milano avevano iniziato ad assistere gli esuli, ed era sorta nello spirito europeo. Cioè, anche quando ci fu Osimo, lo schiaffo per noi esuli dell'ultimo, diciamo, certezza di non poter ritornare nelle nostre case, l'unica speranza che dai padri della mia associazione ci veniva detta a noi giovani, anche, ed era anche impensabile se parliamo di 40 anni fa, era l'Europa. Solo l'Europa avrebbe potuto riaprire quei confini con la Slovenia e la Croazia, e quindi col nostro mare Adriatico, per permetterci un ritorno quantomeno culturale, non più da stranieri. Questo è avvenuto molti anni di ritardo rispetto a quello che sarebbe stato meglio, ma oggi è avvenuto, e noi questo, proprio perché lo dobbiamo ai nostri padri, e dobbiamo anche alla nostra, il nostro patriottismo, cioè convinzione che essere italiani è una cosa bella e positiva, rispettando però tutte le altre nazionalità. Ecco, questo, e su questa linea ci stiamo muovendo, e su questa linea abbiamo anche avuto dei input importanti 10 anni fa dal concerto dei tre presidenti, che fu sofferto nel mondo degli esuli. La nostra associazione, la federazione in realtà tutta, aveva accolto favorevolmente il concerto dei tre presidenti di Piazza dell'Unità d'Italia, come anche il successivo dell'anno dopo all'Arena di Pola dei presidenti Napolitano e croato Josipovic, e fu però ci furono delle difficoltà che però la stragrande maggioranza del nostro mondo ha apprezzato. Un anno fa, il 13 luglio, i due presidenti sloveno e italiano ci hanno dato una,
una grande dimostrazione di volontà di superare il passato per il benessere delle popolazioni, ma anche per la ricerca della verità storica, che sia una verità o comunque una condivisione di memorie dove uno mette il suo, ma non si detesta solo perché è nato italiano o è nato sloveno. Cioè uno deve conoscere prima di cominciare a detestarsi. In passato chi studiava nelle scuole slovene o croate o quelle, tendenzialmente ce l'aveva con l'italiano, senza sapere, cioè, noi dobbiamo lavorare che i nostri figli non si odino perché non si conoscono. Dobbiamo creare le premesse che si conoscano. Attualmente stiamo facendo col Ministero della Pubblica Istruzione italiana un lavoro molto importante con un tavolo che funziona, fra l'altro, che fu istituito dal ministro Gelmini, ma in realtà già precedentemente il ministro Berlinguer, per dire che è stato anche trasversale alle persone intelligenti delle varie forze politiche, e ha fatto sì che ci sono seminari annuali che vengono finanziati con la legge 72, organizzati dalla federazione, della mia associazione, per gli insegnanti. A lungo andare, questi anni, la conoscenza della storia, dell'esodo, delle foibe, di chi esce dalle quinte superiori e va all'università, è decisamente migliorata ed aumentata. E su questo nostro impegno storico di far sì che la storia venga studiata dalle nuove generazioni per rendere più consapevoli del futuro e soprattutto per rispetto alla memoria dei nostri padri che ci hanno lasciato e non hanno avuto la fortuna di vedere in Italia un'Italia che nei libri di scuola o nelle trasmissioni televisive di approfondimento sentono finalmente parole di verità, ma di quello che è stato, senza più i blocchi del passato. Questo è un grosso impegno che abbiamo. Il Ministero oggi alla Camera dei Deputati è stato, oltre i bellissimi interventi del Presidente della Repubblica Mattarella, non lì, l'ha mandato in precedenza, ma del Presidente della Camera e anche della Presidente del Senato, che è padovana e quindi conosce molto bene anche i nostri esuli, che a Padova sono numerosi, hanno detto cose molto importanti. E il video che è stato trasmesso durante, e anche in diretta poi Rai, durante questa cerimonia, è stato un video prodotto proprio dalla nostra associazione. Si sono fidati che anche i nostri prodotti, noi abbiamo fatto un prodotto proprio perché ci sia certezza di quello che viene detto. L'impegno con i rimasti, che abbiamo voluto, chiamiamoli rimasti, mi è più comodo chiamarvi così, ma siamo tutti adriatici, è importante. Noi sicuramente la federazione vuole che quello che c'è stato tra il presidente sloveno e il presidente della Repubblica italiano, che noi abbiamo appunto appoggiato e siamo stati estremamente felici che è avvenuto, vogliamo che non si fermi tra Italia e Slovenia, ma vada anche ad abbracciare, quindi mi fa piacere la presenza del nostro ambasciatore a Zagabria e il console a Fiume, anche con la Croazia, perché per noi italiani, esuli, ma in realtà è per l'Italia, perché cominciamo a far parte della coscienza nazionale di questo nostro bel paese, i territori dove eravamo, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, devono diventare un unico in una grande regione europea. Quindi su questo ci impegneremo per far sì che, fra l'altro col presidente Mattarella, su questo abbiamo avuto comunque dei contatti, il nostro presidente De Vergottini li ha avuti, oltre che per il giorno del ricordo, proprio per far sì che anche la Croazia entri nella volontà di aprire alla verità storica sia il problema delle foibe, che per molti anni era tabù, anche perché per sloveni e croati era un problema anche interno molto forte, perché ci sono state dopo la fine della guerra e non solo tantissimi omicidi, eccidi, infoibamenti anche di sloveni e di croati da parte delle truppe jugoslave o dello scontro che c'era
per noi è importante che, questa, che questo dialogo coinvolga anche la Croazia, anche la Slovenia, e su questo ci impegneremo. E sta nel nostro Ministero degli Esteri, che so che si sta impegnando, sfruttarci in modo positivo per questo, perché noi veramente rispettiamo ormai da anni le nostre, anche i nostri liberi, una volta c'erano i liberi comuni di Pola, Fiume Zara, adesso storicamente mantengono quel nome, ma in realtà c'è l'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Associazione Polesani Italiani nel Mondo, Fiumani Italiani nel Mondo, non c'è più neanche nel nome un irredentismo territoriale, ma c'è solo una volontà di verità e di cultura. Su questo il rapporto tra noi e le comunità italiane dell'Istria, Fiume e della Dalmazia sono importantissimi. Si è creato dei gruppi di lavoro, ma soprattutto si è creato un buon rapporto che si è inserito già da tempo che c'è tra di noi per collaborare su tante iniziative. Dobbiamo essere noi i grandi pontieri di questa Europa che ci vedrà conosciuti anche da italiani tutti, dagli sloveni tutti. Qual è uno dei progetti che io vi invito a pensare? Riguarda meno in questo momento la Croazia, anche se qui c'è anche qualcuno che viene dalla Slovenia. Noi fra 3 anni ci sarà Gorizia, Nova Gorica, città della cultura nel 2025. Voi sapete che la città di Gorizia da anni ha avuto sindaci di origine istriana o addirittura esuli direttamente, che però hanno voluto collaborare con l'autorità della vicina Nova Gorica per creare un clima che adesso permette di recuperare anche gli infoibati che ci sono stati a Gorizia e non solo. Qual è l'intendimento che dovrà essere fatto anche con la Croazia? A cercare che i due ministeri della pubblica istruzione, italiano e sloveno, e italiano e croato, alla luce di anche approfondimenti storici fatti da storici che non abbiano i paraocchi ideologici, per cominciare a fare dei testi condivisi, fascicoli condivisi da insegnare nelle scuole ai nostri giovani. Sarebbe un grande risultato e secondo me il nostro lavoro in realtà può preparare questo e sarebbe un obiettivo che per l'Italia tutta, ma anche per la Slovenia e per la Croazia, non può che essere estremamente positivo. Ringrazio tutti i partecipanti, la Lucia Bellaspiga, Lolita Moscarda, per quello che naturalmente direte, e ripeto, è il primo di questo tipo di riunioni. La pandemia ci permette però di incontrarci in questo modo, altrimenti sarebbe un po' più difficile. Ecco, grazie e buon lavoro, vi ascolto. Grazie Renzo per il tuo intervento. Allora, rispetto al programma, dicevamo, mi proponevi prima, Renzo, di far partire adesso il video sull'esodo, quindi farei partire questo. Dura 20 minuti, adesso si può fermarlo eventualmente a metà e poi sentire qualche intervento e poi finirlo alla fine, potrebbe essere, se hai tecnicamente la possibilità di farlo, se no dura solo 20 minuti e si può, sono delle testimonianze molto toccanti ma utili per il discorso. Sì, sì. Ovviamente prima quando provavo lo vedevo, adesso non lo vedi più, non riesco a trovarlo. Vai sul computer, su Arcipelago Adriatico, sì, dovrebbe adesso Partire subito. È un video che gira su tutte le scuole, su tutti i link delle scuole d'Italia, questo video fatto col Ministero della Pubblica Istruzione, quindi è un grande risultato che con il nostro lavoro e la nostra serietà siamo riusciti a raggiungere. Allora, io direi così a questo punto, però, Renzo, senza far perdere tempo. Prendiamo gli interventi e eventualmente terminiamo. Sì, no, io adesso troverò il modo come ricondividerlo e pregherei, quindi io farò il mio intervento alla fine perché non voglio far attendere ulteriormente le nostre due relatrici, quindi chiederei a Lucia Bellaspiga, che nel programma
è la prima del giornalista dell'Avvenire, insomma la conosciamo tutti quanti molto bene, ci fa piacere che abbia accettato di essere con noi, appunto di svolgere il suo intervento. Noi alle relatrici abbiamo chiesto un intervento tra i 10 e i 15 minuti, pregherò magari poi di cercare di essere rispettare i tempi per poi magari poter anche vedere il video e poi vedere anche magari se c'è qualcun altro di presenti che vuole eventualmente intervenire. Lucia, prego, a te la parola. Grazie a tutti, intanto grazie dell'invito e sono veramente felice di partecipare a questo giorno del ricordo particolare, perché in tanti miei interventi del passato io ho sempre sottolineato il mio sogno di unire sempre di più le forze. Sembrano frasi un po' fatte, oggi sono un po' abusati questi termini, no? Abbattere i muri e creare i ponti. Però uscendo da ogni retorica, secondo me quello è l'unica cosa che possiamo fare perché il passato diventi presente e però diventi anche futuro. Insomma, non possiamo continuare a contrapporci e a combattere, ad armi in pari, tra l'altro contro un negazionismo che, insomma, è diventato talmente anacronistico che penso sia anche perdere tempo a continuare a lottare contro queste cose. Dobbiamo invece usare meglio le nostre energie per costruire e per fare verso il futuro. E quello che sentivo adesso dire da Renzo Codarini e anche dai precedenti oratori mi trova totalmente d'accordo e mi faceva però considerare quali sono ancora le nostre difficoltà qui da parte italiana. E qua parlo sia da giornalista che da ex insegnante di lettere, insomma di storia, perché quello con cui noi abbiamo, cosa vuol dire insomma qui ricordare alla fine? Tu ricordi se conosci, quello che non conosci non lo puoi ovviamente ricordare. E io mi sono resa conto che era inutile arrabbiarmi contro certe affermazioni molto sbagliate nei nostri confronti o nei confronti, nel mio caso, dei miei genitori o dei miei nonni, che venivano sempre bollati come colpevoli di chissà che cosa, quindi insomma non vi lamentate perché se pagate uno scotto è perché qualcosa di male avete fatto, eravate tutti fascisti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io ho iniziato a chiedermi, ma perché? Perché questa nomea che è così difficile scalzare nonostante le prove siano ormai evidenti, insomma, del fatto che ci sia stata una grandissima ingiustizia nei nostri confronti? Mi sono accorta che addirittura c'è un'ignoranza in buona fede. Qua qualcuno dirà, come stai praticamente stai difendendo i negazionisti? No, però c'è anche un'ignoranza in buona fede quando io ancora mi sento dire in questi giorni che per esempio l'Italia nel 1941 ha invaso l'Istria, l'Italia nel 1941 è entrata e si è presa Pola. Ecco, allora, per cui noi italiani abbiamo invaso l'Istria, cosa vogliamo di più? È logico che siamo finiti in foiba, che c'è stata una reazione. E questo, guardate, che viene ancora addirittura insegnato nelle scuole, scritto in certi articoli. Non a questi livelli, ma anche in questi giorni è uscito un libro veramente disdicevole, incredibile, non voglio neanche nominarlo, che ho finito di leggere l'altro ieri e che... tiene ancora in piedi delle tesi non solo di colpevolezza di tutte le persone che sono sparite sia nelle foibe che nei campi di concentramento e che poi sono dovute esodare appunto in quanto colpevoli, ma addirittura che sostiene per esempio che le foibe non è vero che furono un sistema di epurazione e di uccisione di persone, ma semplicemente un luogo di sepoltura. Siccome il Carso è effettivamente duro da scavare perché è un territorio roccioso e quindi dove si potevano seppellire i morti venivano quindi gettati in foiba. Ecco, guardate che questo è stato scritto in un libro edito da una grande casa editrice. Quindi, allora, senza stare ancora tanto a combattere, però dobbiamo farci carico di portare avanti la conoscenza dei fatti che non sono veramente condivisi. Secondo, che cosa non si è capito? Mi sono resa conto. Non si tiene mai conto del fatto che l'Italia fascista, che ha combattuto una guerra sbagliata di aggressione al fianco del più sbagliato degli alleati, il nazismo,
Però è tutta l'Italia che ha compiuto questo misfatto ed è tutta l'Italia che questa guerra l'ha persa. E allora che cosa succede? Che ancora oggi nell'esigenza di pulirsi una coscienza nazionale che insomma ancora rimorde, si getta solo sugli istriani, fiumani e dalmati questa colpa che invece è nazionale, come se questa guerra l'avessero voluta e combattuta i nostri genitori, i nostri nonni, e l'avessero persa solo loro. Allora quando io mi trovo in giro per le scuole o in conferenze per l'Italia, se sono in Umbria, io guardo in faccia il pubblico umbro e dico: ma perché i vostri genitori, i vostri nonni non l'hanno anche loro subita o combattuta questa guerra e quindi persa? Sono in Piemonte, dico, ma e voi piemontesi non avete, che differenza c'è tra voi e gli istriani, fiumani, dalmati? E vi assicuro che vedo un lampo di consapevolezza nuova in gente che dice: caspita, non ci avevo mai pensato. E questo porta direttamente a un altro grande tema: quando un paese perde una guerra ha dei danni di guerra da pagare, come l'Italia dovette fare nei confronti della Jugoslavia, e quando dico l'Italia ripeto l'Italia tutta. E allora il fatto che la nostra patria, la nostra nazione abbia pagato i propri danni di guerra, il proprio debito di 72 milioni di dollari, se vado a memoria, nei confronti della Jugoslavia, paese vincitore, uscito vincitore dalla guerra, e che lo abbia fatto con i beni solamente di questa parte di italiani, è terribile, perché naturalmente fu fatto dicendo sarete risarciti, ma questo risarcimento non è mai stato fatto. Ecco perché, poi lo sappiamo tutti, questi decenni di silenzio, di negazione, di oblio volontario, quindi non oblio, ha anche purtroppo una bieca questione economica alle spalle. Quindi io dico sempre, si dibatte se nella storia del nostro passato ci siano la nostra tragedia sia su base etnica oppure no, cioè se si sia trattato di pulizia etnica come affermato da Napolitano nel 2007 nel giorno del ricordo oppure no. Io dico sempre che non fu pulizia etnica come invece avvenne in altre tragedie. Non amo i paragoni perché non si possono fare paragoni, quindi comunque non fu una pulizia etnica come successe nella Shoah, ma certamente io credo che ci sia la compresenza delle tre componenti, cioè una componente etnica sicuramente, e questo me l'hanno raccontato le tante storie che io ho raccolto come giornalista, quindi non come figlia di esuli, ma proprio nel mio lavoro di giornalista, insomma, persone che mi dicevano: il mio papà botteghier a Galesano, farmacista a Pola, mai stato fascista, sparito nel nulla, buttato in foiba, perché? Per la componente etnica. Poi la componente ideologica, quindi persone che erano di ostacolo al nuovo regime da instaurare, quindi il regime comunista, e poi, ripeto, biecamente economica. Mio papà possedeva tre case e grandi campi, insomma. E noi siamo stati l'unica parte d'Italia che non ha avuto un 25 aprile, non ha avuto una liberazione. E questo anche va ricordato. Cioè tutta Italia ha festeggiato, ha celebrato la fine della guerra e la fine di una dittatura, e i nostri cari sono piombati a pie pari il giorno stesso, anzi in contemporanea se le sono anche vissute tutte e due, soprattutto dall'8 settembre, insomma. La recrudescenza di un nazismo che di colpo era diventato nostro nemico e dei partigiani di Tito. Quindi insomma direi che questo è stato il nostro passato, che non va rivangato appunto in senso revanchista, ma per spiegare ai nostri stessi connazionali qui da questa parte del confine che cosa davvero è successo. Un altro tassello storico che secondo me è importantissimo ricostruire per poter fare poi il salto del ponte, non per appunto recriminare, è riconoscere, ricostruire la figura storica di Tito, perché questo, guardate che in Italia, non so cosa avvenga, è sicuramente più complicato in Slovenia e Croazia, che però sono paesi usciti dalla ex Jugoslavia, quindi hanno un loro passato da elaborare, non un lutto, ma insomma un grande lutto volendo da elaborare, o comunque un passato da elaborare, ma qui in Italia non c'è veramente la consapevolezza, ma neanche da lontano. Noi Tito lo vediamo ancora nelle foto in automobile con Gianni Agnelli che visita la Fiat con tutti gli operai che gli fanno festa, o in automobile con Sofia Loren, cioè per noi è
uno dei personaggi storici che hanno costruito l'Europa di oggi e che non ha non è il tiranno, non ha nessuna colpa. Ed ecco perché in Italia possono essergli ancora dedicate le vie e le piazze, o come ha detto oggi De Vergottini nel suo splendido intervento a Roma davanti al presidente Mattarella e ai presidenti Fico e della Camera e del Senato, quando ha detto, insomma, ricordiamoci, ha ancora una medaglia che pesa, data dall'Italia alla figura di Tito. Allora, quindi oggi siamo tutti Europa. Quello che è stato detto finora io lo trovo importantissimo, cioè la Slovenia e la Croazia sono addirittura più avanti di noi in questo lavoro di recupero storico della verità e anche del recupero delle vittime. Perché le recenti, ricordo, le recenti scoperte delle fosse comuni, sia in Slovenia che in Croazia, senza negare assolutamente nulla, anzi riportando alla luce l'orrore di quanto è avvenuto in un passato lontanissimo. E poi sottolineo anche la bellissima, proficua collaborazione tra le istituzioni italiane, onor caduti, e le istituzioni... Elena Magasic, tra le istituzioni italiane e le istituzioni croate e slovene, grazie alle quali sono avvenuti i primi recuperi anche di vittime italiane, penso appunto a Castua, penso anche ad Ossero, e i primi morti che hanno avuto poi sepoltura, alcuni sono stati poi tumulati a Udine, questa è storia recentissima, guardate che sarebbe stato impensabile soltanto, non dico anni, dico addirittura mesi fa. Quindi questa trovo che sia la via segnata che noi dobbiamo assolutamente per continuare a percorrere, e quello che stiamo facendo oggi lo trovo proprio importante in questo senso, perché Federesuli, cioè gli andati, e l'unione degli italiani, cioè i rimasti, parola che tra l'altro io trovo molto bello, ogni tanto qualcuno si scusa perché li chiamiamo esuli e li chiamiamo rimasti, questo è, quindi io inviterei a continuare a usare queste due parole molto veritiere senza usare eufemismi, ecco. E quindi oggi qua stiamo costruendo un ponte bellissimo e che dovremo continuare a tenere in piedi. Guardo Furio Radin e mi viene in mente il viaggio che abbiamo fatto tutti insieme con tanti ambasciatori sull'isola di Goliotok, e sempre nell'ottica di quanto sto dicendo e del recupero della memoria, dove si voleva costruire un resort e far sparire tutte le tracce di quel gulag terrificante, e quel viaggio forse ha contribuito a che questo non avvenisse, e io spero che si possa andare avanti anche in quel senso nel recupero di questa memoria, come in Italia è già stato fatto da molti decenni invece sulla figura del Duce e del fascismo. Ecco, e poi insisterei molto sulla conservazione di un patrimonio che è comune ed è il patrimonio meraviglioso dell'Istria, di Fiume della Dalmazia. E, è un patrimonio che per tanti decenni, con un giusto dolore, abbiamo chiamato patrimonio perduto, le case abbandonate, le pietre che parlano italiano, insomma anche in questo armamentario semantico che chiaramente è sacrosanto, però è legato alla nostalgia e basta. Invece a me consola molto quando riesco ad andare in visita in collaborazione anche per mostre, per eventi culturali dall'altra parte dell'Adriatico, vedere che quel patrimonio è ancora lì, è perfettamente conservato ed è molto amato. Questo a me consola moltissimo, cioè io ero un po' cresciuta nel senso con la sensazione, ascoltando gli esuli, soprattutto i più anziani e i loro pianti, che noi amavamo quelle terre, quei monumenti e quel panorama meraviglioso. Chi c'è adesso non lo merita, non lo capisce, non lo comprende e così via. Invece non è vero, non è così. Chi c'è adesso lo sta amando da 70 anni come noi lo abbiamo amato prima. Ed è molto importante che chi c'è adesso lo conservi e ne conservi l'importanza culturale e storica. E di questo io tra l'altro voglio personalmente ringraziare i rimasti, perché si è detto prima, Furio ha detto una frase molto bella: chi è partito non aveva il coraggio di restare e chi è rimasto non aveva il coraggio di partire. Benissimo, vero, terribile,
E chi è rimasto ha avuto, volente o nolente, il peso ulteriore o l'onere, oltre che l'onore, continuare a portare avanti comunque questa nostra cultura, che significa mentalità, che significa civiltà, che significa una filosofia di vita e una lingua. Quindi se non ci fossero stati loro, probabilmente oggi avremmo davvero perso tutto il nostro passato. E di questo voglio approfittare per ringraziarvi e per chiedervi ancora aiuto, perché appunto sono usciti anche quest'anno, è uscito un libro veramente terribile che deforma la storia in senso negazionista. Noi di qua abbiamo meno armi per difenderci, perché noi siamo gli esuli. Voi di là, che siete rimasti addirittura eventualmente anche i nuovi vicini di casa, croati e sloveni, non italiani rimasti, hanno invece molta più, diciamo, carte in regola, ecco, per poter dire ai nostri negazionisti: no signori, non è andata come dite voi, la verità è un'altra. Quindi ecco perché dico, da parte di tutti riconosciamo tutto ciò che è avvenuto nel passato, mettiamo a posto tutte le tessere, per carità, le violenze del fascismo durante la guerra o prima nei confronti di un'etnia considerata all'epoca, si diceva, no? Gli slavi sono un'etnia inferiore, quindi questo era il diktat del fascismo e così venivano trattati. Ci sono errori da parte di tutti, quando si fa una guerra si è tutti criminali, c'è poco da dire, tutti, indistintamente. Continuare in tempo di pace però, ecco, è diverso. La strage di Vergarolla, 18 agosto 1946, ancora del tutto sconosciuta in Italia, ed è la prima strage terroristica della Repubblica Italiana, per esempio, 100 morti probabilmente. Ecco, sono tutti tasselli da rimettere a posto, perché effettivamente non ci può essere una riconciliazione se prima non c'è una presa di coscienza di quanto sia avvenuto. E noi giornalisti abbiamo il mondo della scuola, la politica e tutti quanti abbiamo una grande responsabilità da questo punto di vista. Uniti ce la possiamo fare, ma io vi chiedo, voi che siete al di là del confine, dateci una grande mano, perché avete più voi voce in capitolo. Grazie. Grazie Lucia per il tuo intervento sempre molto puntuale, brillante, ma anche molto appassionato e molto sentito. Grazie per le parole di riconoscimento che ci hai dato rispetto a quello che noi cerchiamo, con tutti i nostri limiti umani, intellettuali, fisici, di portare avanti. Sicuramente l'indicazione, il percorso che tu hai dato, ne parlerò dopo magari veramente anche nel mio intervento, ci sono ampi spazi in cui possiamo fare questo lavoro congiunto. Io ho risolto la questione del video, però prima di trasmettere il video chiederei a Orietta di svolgere il suo intervento, dopodiché farei partire il video e quindi io farei poi alla fine il mio breve intervento, per poi vedere se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire anche qui. Quindi ringrazio Orietta per aver accettato questo nostro invito. Orietta Moscarda, sappiamo, ricercatrice del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, cuore all'occhiello delle istituzioni della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia, ha conseguito un dottorato di ricerca qualche anno fa proprio sui poteri popolari in Istria, quindi sul tema che ci interessa. Le abbiamo chiesto un po' di svolgere una riflessione su questo aspetto più storico. Ecco, ti affido i 10-15 minuti e ti invito. Bene, ti ringrazio Maurizio. Mi sentite? Mi sentite? Forte e chiaro, forte e chiaro. Bene, ti ringrazio per l'invito, saluto tutti coloro che sono collegati e appunto mi è stato chiesto di parlarvi di ricerca storica, soprattutto le ricerche avviate negli ultimi periodi da parte del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno sull'Istria nel dopoguerra, sull'Istria nel secondo dopoguerra.
Ecco, io concentrerò appunto il mio intervento sui risultati degli studi che sono stati appunto avviati sull'Istria nel dopoguerra, condotti sulle fonti ex jugoslave, in particolare quelle croate. Quando parlo di fonti, parlo fonti d'archivio. Ecco, nella stagione di ricerche che sono state avviate sull'Istria nel dopoguerra, avviate dalla storiografia italiana, ma anche con la partecipazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ho studiato a lungo una serie di tematiche concentrate proprio sulla storia dell'Istria tra guerra e secondo dopoguerra. E in particolare, come ha accennato Maurizio, sull'instaurazione e sull'organizzazione del nuovo potere politico e civile, appunto il potere popolare, da parte del nascente regime jugoslavo sul territorio istriano. Ecco, in questo modo, nell'ambito di una consolidata e feconda collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e il Centro appunto Storico di Rovigno, si è potuto approfondire tutta una serie di nodi storiografici, potendo utilizzare in maniera molto cospicua soprattutto le fonti d'archivio croate. I focus dell'indagine hanno riguardato grosso modo l'Istria croata e nell'ultimo periodo anche Fiume. E sono stati visionati due grossi blocchi documentari d'archivio in Croazia, quindi parlo per l'archivio di Pisino, Fiume e Zagabria. Due grossi documentari che hanno riguardato che cosa fondamentalmente? Innanzitutto i comitati popolari, cioè le nuove strutture del potere politico e civile nello Stato jugoslavo e quindi fondamentalmente in Istria. E l'altro grosso blocco documentario che era stato appunto appena aperto e messo a disposizione dei ricercatori, quindi posso dire di essere stata forse la prima a sondare l'archivio del Partito Comunista, soprattutto appunto le strutture del Partito Comunista sul territorio istriano. Quindi questi due grossi blocchi documentari sono stati visionati e molti altri, ecco, minori sicuramente. Quali sono quindi i risultati di questi studi condotti sulle fonti jugoslave riguardo alla costruzione del regime comunista in Istria Fiume e alla presenza italiana? Mi soffermerò fondamentalmente su due o tre aspetti, perché in 10 minuti non riesco a delineare tutti i nodi storiografici emersi, ecco. In primo luogo, fondamentalmente, l'attenzione è stata rivolta sicuramente al complesso dei cambiamenti politici, economici e sociali che sono intervenuti appunto nell'area istriana con il passaggio all'amministrazione jugoslava. E poi appunto si è potuto così capire e offrire un quadro d'assieme circa la politica che era stata attuata nei confronti della popolazione istriana, sia quella italiana sia quella croata, nel periodo che va dal 1945 al 1953. Ecco, le fonti archivistiche, quelle croate, hanno consentito di ricostruire fondamentalmente la rete decisionale jugoslava, cioè ovvero la struttura e l'organizzazione dei poteri popolari ai vari livelli, in quanto si trattava appunto di un sistema piramidale e gerarchico che andava dalle località minori alle città per arrivare poi su fino ai distretti, alla regione, la Repubblica e alla Federazione. E in particolar modo si è potuto così studiare anche l'analisi del nuovo gruppo dirigente politico a livello regionale e a livello locale. Le fonti ex jugoslave dimostrano fondamentalmente, hanno dimostrato come le politiche applicate nel territorio plurietnico, qual era appunto l'Istria, produssero violenza e privazione di diritti a danno dell'intera popolazione, però soprattutto generarono le spinte che nell'ambito di un processo rivoluzionario complessivo, perché si trattava in effetti anche di rivoluzione,
indussero le comunità italiane a quella scelta dell'esilio che poi si consumò nell'arco di un decennio attraverso, come sappiamo, il diritto d'opzione per la cittadinanza italiana e le fughe clandestine. Ecco, in questo modo l'esodo istriano è apparso come una conseguenza diretta della presa del potere, di costruzione e di consolidamento dello Stato jugoslavo. In tale contesto si è potuto appunto studiare anche il ruolo dell'OSNA, del servizio informativo militare, poi anche civile appunto dello Stato jugoslavo, che si rivelò determinante nella presa del potere e nella resa dei conti nei confronti non solo degli occupanti, ma anche di quanti nel presente e nel futuro avrebbero potuto mettere in discussione gli obiettivi politici degli jugoslavi, e che erano fondamentalmente appunto l'annessione della regione e contemporaneamente la creazione di un nuovo ordine popolare, quindi un nuovo ordine politico, il potere popolare. E in questo modo in tutta la Venezia Giulia, in Istria, particolare, ma il fiume anche, soprattutto l'OSNA fu direttamente collegata alle violenze di massa, appunto alle foibe che si manifestarono poi con l'arrivo delle truppe partigiane nei centri istriani e a Fiume nel maggio 1945. Per quanto riguarda Fiume in particolare, la documentazione interna di partito comprova il diretto coinvolgimento dell'OSNA nell'uccisione e nella repressione programmata degli autonomisti e anche del CLN di Fiume, all'indomani appunto dell'entrata delle truppe partigiane nel 3 maggio, quando furono eliminati tutti i dirigenti fiumani considerati pericolosi per il regime jugoslavo. Ecco, sono stati trovati dei, secondo me, finora appunto non erano emersi documenti di parte di provenienza jugoslava che comprovassero proprio, cioè, l'uccisione dei capi appunto del CNN di Fiume e degli autonomisti fiumani. Anche in questo caso appunto le fonti jugoslave, ex jugoslave, confermano quindi l'asprezza della situazione esistente in Istria, che già ben traspariva dalle fonti italiane. Le fonti italiane hanno molto ben documentato, tutte le testimonianze che sono state pubblicate, tutti gli articoli, tutta la memorialistica, documentano appunto i soprusi, gli abusi, le violenze che sono state fatte a danno della popolazione italiana. Tutte queste fonti, cioè tutte queste testimonianze di parte italiana, trovano ampio riscontro nella documentazione prodotta dalle autorità e dagli organi di partito. Però sì, vi aggiungono anche ulteriori dettagli, cioè che tutto ciò, tutte queste violenze, tutti questi abusi, non riguardavano soltanto gli italiani, anche se erano sicuramente i più esposti, ma riguardava anche quella parte della classe contadina croata che era stata sostenitrice del movimento di liberazione, che era stata sostenitrice dell'annessione e che però rimase fortemente delusa dalla politica economica e dalla politica sociale del regime e soprattutto dalle rompere di quella politica antireligiosa che si manifestò soprattutto dopo il 46-47. Ecco che in questo modo il consenso si incrinò anche in quelle aree rurali croate che avevano costituito la base del consenso del movimento di liberazione, tanto che il ricorso all'opzione per la cittadinanza italiana costituì un sistema generalizzato per sfuggire a una situazione divenuta insostenibile. Ecco, le fonti poi, non so ancora quanto tempo ho a disposizione, perché se ho ancora 5 minuti, Andrei, ancora? Non ti sento, io non ti sento. Allora, direi ancora qualche minuto. Qualche minuto. Sì. Allora, solo c'è per ricordare, ecco, che le fonti jugoslave danno anche esaustive risposte a quella che fu, diciamo così, la politica della fratellanza italo-slava nei confronti della popolazione,
e soprattutto dà risposte alle linee e ai comportamenti della nuova classe politica che a diversi livelli gestì la strategia della fratellanza italo-slava. Soprattutto diciamo che le fonti dimostrano come le autorità di base, soprattutto quelle locali e quelle regionali, quelle che attuarono le politiche decise però ai massimi livelli, questo dobbiamo dire, ecco, le autorità di base hanno giocato un ruolo strategico nei rapporti con la popolazione e soprattutto erano perfettamente consapevoli delle implicazioni nazionali che man mano assumevano i vari provvedimenti che portavano alla rivoluzione. Ecco, questo traspare benissimo dalle fonti consultate. Soprattutto erano perfettamente consapevoli del peso che avrebbe avuto la riforma agraria, ma anche tutte quelle misure che andavano dalla soppressione del sabotaggio del commercio illecito, che furono appunto delle ordinanze che permisero di sequestrare e poi di confiscare tutti i beni di quelli che venivano definiti nemici del popolo, che potevano essere anche un bottegaio che aveva nascosto qualche chilo di farina. Ecco, tutte queste, e quindi in questo modo quello che veniva considerato l'ordine rivoluzionario offrì nuove opportunità di potere a chi ne era stato escluso in precedenza per motivi sociali, nazionali o culturali. Le fonti, appunto, una parte degli studi su cui mi sono soffermata che riguardano soprattutto alla formazione di questi quadri, quindi ai quadri di partito e delle amministrazioni locali, però penso che non abbia più tempo di soffermarmi su questo. Ma solo ancora un'ultima cosa, ecco, vorrei aggiungere, ma soprattutto tutte gli espropri su larghe scale che furono fatti da parte delle autorità, ma anche tutte le vessazioni, tutte le violenze, gli arbitri, anche polizieschi, ecco, che crearono un clima di terrore agli occhi della popolazione e quindi davano la percezione di trovarsi davanti a un disegno di espulsione e non di integrazione nel nuovo Stato. Ecco, perché non fecero niente? Perché la nuova classe non fece niente per cambiare questo stato di cose? Non fece niente perché altri quadri dirigenti non ce n'erano, né potevano formarsi. Perché i requisiti che venivano continuamente richiesti per entrare a far parte della nuova classe dirigente privilegiavano sempre l'affidabilità politica piuttosto che le competenze. E le priorità assegnate ai quadri operanti sul territorio erano quelle della sicurezza e del controllo totale della società. E quindi tutti i reiterati appelli che furono comunque fatti dai dirigenti regionali del partito per correggere gli atteggiamenti considerati erronei e controproducenti erano comunque destinati a rimanere, a restare delle mere petizioni di principio, in quanto cercavano di intervenire sui sintomi più evidenti della crisi, ma in effetti non si voleva aggredire le motivazioni reali che erano in effetti connesse con la stessa sostanza della rivoluzione e con i modi attraverso i quali sarebbe pervenuti al successo della rivoluzione e soprattutto appunto non si voleva invadere la struttura del potere autoritario e stalinista che la rivoluzione aveva generato. Ecco, grazie. Io qui mi fermerei perché penso che tutto a posto. Ringrazio Orietta per anche questa presentazione sintetica ma comunque esaustiva di quello che sono lo stato degli studi su cui ci si è concentrati. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno sicuramente è una grande risorsa in questo senso. Maurizio, volevo dare proprio alla luce anche di quello che diceva prima la Lucia Bellaspiga, che ha ragione,
per ecco, quello che ha detto oggi anche la Orietta Moscarda, proprio rispetto ad alcuni libri che vengono scritti in Italia, ha ragione lei che forse è meglio che li, tra virgolette, smentiate voi, perché ecco, quelle cose che ha detto, che ha spiegato con testi certamente non opinabili, dimostrano i motivi veri della ecco. Quindi su questo, Lucia, sarebbe il caso proprio di approfondire uno studio. Vedi che sono molto avanti, avevi ragione tu, sfruttiamovi. Sì, volevo solo aggiungere che tutto questo che ho ricordato, tutti questi argomenti che ho trattato sinteticamente ora, chi volesse appunto approfondirli, sono disponibili nel volume che il Centro di Ricerca Storica ha pubblicato qualche anno fa, che appunto scritto dalla sottoscritta, dal titolo I poteri popolari in Istria 1945-1953, che è scaricabile dal sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e appunto sugli anche consultabile sono gli articoli sul potere popolare a fiume che sono stati pubblicati sulla rivista Quaderni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Purtroppo ecco un appunto, se mi permettete, che appunto le nostre pubblicazioni non è che siano disponibili sul suolo italiano in formato, digitale, sì, però purtroppo in formato così, cioè, cartaceo, non è che siano molto distribuite ecco, in Italia. Uno dei motivi della collaborazione che abbiamo impostato era proprio, ci sono molti progetti che fate voi, parlo di, e che sarebbero interessantissimi da conoscere. Penso a quelli che a Combi, Gerinaldo Carli, cose dell'ultimo periodo, che sarebbe interessantissimo trasportare e pubblicizzare anche in Italia. Sfruttando le due leggi, 72 e 73, lavorando in sinergia, rispettandole, penso che parecchie cose possiamo renderle più utilizzabili nelle due parti. E in Italia sarebbe veramente necessario, e anche voi la soddisfazione che questi studi servano, e più ancora di quanto, quindi aiutare a diffondere questo. Noi siamo assolutamente disponibili e quel gruppo di contatto in realtà deve lavorare anche per questo. Certo, oltre a diffondere, se mi permettete ancora un appunto, oltre a diffondere appunto le ricerche che sono già state fatte, l'auspicio sarebbe anche quello magari di progettare delle ricerche sull'Istria dopoguerra per il futuro, collaborare con le istituzioni, sicuramente appunto degli esuli in Italia, in quanto negli archivi, vi assicuro che negli archivi croati, fondamentalmente croati, perché io ho visionato quelli croati, ci sono tantissimi fondi a disposizione per i ricercatori, tantissimi progetti di ricerca che si possono sviluppare. Basta buona volontà e tirarsi sulle maniche e avviare progetti di ricerca. Grazie Orietta. Siccome abbiamo ancora alcune cose da dire, vorrei partire da queste cose che sono state adesso dette alla fine sia da Orietta sia da Renzo Codarini. Io credo che uno degli impegni importanti che dobbiamo fare è proprio quello di far conoscere alle nuove generazioni quello che è stata la storia che abbiamo vissuto del secolo breve, con grandi imparzialità, riconoscendo quelli che sono stati le violenze e i disastri che ha fatto, come ricordava anche prima Lucia, il fascismo, le violenze e i disastri che ha fatto il comunismo, la diaspora di centinaia di migliaia di nostri connazionali, le violenze subite, le foibe, ma anche le violenze e le intimidazioni che hanno subito coloro che poi sono rimasti, hanno deciso di rimanere per vari motivi. E questo deve essere un impegno da portare avanti. Io vorrei dire che quello che dobbiamo fare, e riguarda sicuramente non soltanto l'Italia, ma riguarda forse ancora più Croazia e Slovenia, che è quello della... Dei programmi di studio e dei libri di storia nelle scuole in genere in Croazia e in Slovenia, in cui appunto a volte succede spesso di trovare anche in vari contesti fatti storici assolutamente
raccontati in maniera del tutto sbagliata, quindi lavorare per fare in modo che nei libri di storia, nei programmi di storia si dica quello che è effettivamente avvenuto, non soltanto una parte di questa storia. Qui dobbiamo lavorare molto noi come comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia, ma anche qui si possono realizzare, io credo, dei progetti comuni, quello delle ricerche comuni negli archivi di sloveni, croati, in Serbia, eccetera, quindi quello di fare altre ricerche in altri archivi in giro Londra piuttosto che gli Stati Uniti d'America, sono o poi pubblicazioni, divulgazioni, sono compiti sui quali io credo possiamo intessere e sviluppare dei rapporti di collaborazione proprio alla luce di questo protocollo che abbiamo approvato e facendo appunto lavorare quel gruppo di contatto che sta in realtà già lavorando. Il discorso poi dei progetti europei, il discorso della registrazione, della catalogazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale dell'italiano presente in questo territorio, che viene sì conservato, ma tante volte viene anche distrutto. Noi stiamo proprio con alcuni progetti, uno progetto europeo in particolare, Primis, stiamo portando avanti proprio anche questo lavoro di catalogazione di questo patrimonio e con la creazione entro il prossimo anno del primo centro multimediale interattivo virtuale della comunità nazionale italiana, in cui ci sarà spazio anche per parlare ovviamente delle tragedie dell'esodo. Quindi abbiamo in realtà davanti una strada spianata, perché ormai la situazione è tale, per cui i rapporti sono tali, la volontà è tale di portarla avanti, dobbiamo solo metterci a lavorare, fare un piano strategico di mettere insieme le risorse, le teste, le progettualità per portare avanti questi progetti. Del resto alle spalle abbiamo un percorso che come dire, può partire dal 13 luglio 2010 a Trieste del concerto dei tre presidenti, continua sicuramente il 3 settembre 2011 con... 2020. No, ma io parlo del concerto Trieste del 2010. Nel 2010, da lì partiamo, no? Poi arriviamo a quello del 13 luglio del 2020, però in mezzo c'è stato il 3 settembre 2011, no? Il grande concerto della pace all'Arena di Pola che abbiamo organizzato noi come Comunione Italiana con la dichiarazione di pacificazione tra Slovenia e Croazia con i presidenti Napolitano e Josipovic, l'incontro dei due presidenti con la delegazione degli esuli a Pola, l'incontro con la comunità nazionale italiana alla comunità degli italiani, quando noi anche dicemmo sostanzialmente di chiedere scusa per quelli che sono stati gli orrori che sono stati fatti, ma offrimmo anche il perdono per le violenze che subimmo. E poi il percorso della pace e della riconciliazione del 12 maggio 2013 che facemmo con l'allora Libero Comune di Pola in esilio, con l'adesione della Federazione degli Esuli, Comunione Italiana, in cui andammo sia in Slovenia sia in Croazia su due luoghi delle violenze nazifasciste, delle violenze comuniste, anche sulla tomba, sulla foiba di Terli, e che proseguì poi il 14 giugno 2013 anche sulla foiba dei Surani e sul monumento ai partigiani italiani Pino Budicino, Augusto Ferri e Giovanni Sossi, per arrivare poi, come dici tu adesso, Renzo, al storico mano nella mano nelle due Basovizze del 13 luglio del 2020 dei presidenti sloveno Borut Pahor, italiano Sergio e Mattarella. Quindi abbiamo un percorso alle spalle importante, abbiamo alle spalle anche, non dobbiamo dimenticarlo, un percorso di celebrazione del giorno del ricordo che molte comunità degli italiani con molte famiglie di esuli in Italia hanno già fatto, per cui in qualche modo questa azione della società civile che si sta facendo, che in qualche modo stiamo facendo noi, può contare sul lavoro che hanno fatto gli amici della comunità di Umago con gli umaghesi esuli, i polesani, i rovignesi, i fiumani, con un lavoro straordinario che è stato fatto. Quindi c'è un comune sentire. Oggi noi lo facciamo a livello di organizzazioni apicali, si direbbe, no? La Federazione degli Esuli che raccoglie sostanzialmente la gran parte del mondo della diaspora, l'Unione Italiana che è l'unica che raccoglie tutti gli italiani di Croazia e Slovenia e la cui assemblea è l'agorà della democrazia della comunità nazionale italiana, sappiamo che abbiamo dietro
un percorso che ci aiuta a portare avanti questo tipo di iniziativa. Io credo che qui abbiamo veramente la possibilità di fare molto. Se poi si riuscisse ad arrivare a un momento come è stato quello del 13 luglio 2020, in cui i capi di Stato dei tre paesi, d'Italia, Croazia e Slovenia, potessero rendere un comune omaggio ai luoghi degli orrori e dei nazionalismi, dei totalitarismi che hanno insanguinato queste terre, sicuramente sarebbe anche un fatto importante. Però io credo che sia fondamentale poter partire anche dal basso, un po' come hanno fatto, io ho ricordato in un'intervista al Piccolo, un po' come hanno fatto alcuni, la comunità slovena in Austria, che insieme poi a una forza di destra austriaca riescono comunque a dialogare, a cercare di trovare un comune percorso, di ragionare su quello che è stata la storia. Noi dobbiamo però guardare proprio alle nuove generazioni, e da qui anche, forse per spiegare perché questa parola in inglese, no? New Generation, del nostro titolo, ne abbiamo parlato a lungo con Renzo, qualcuno me ne aveva anche fatto presente, perché vuole volutamente richiamare quella che invece Next Generation UE, che invece il grande programma di rinascita dell'Europa che l'Unione Europea sta facendo a seguito della grande pandemia da coronavirus che ci investe. Quindi volevamo dare un po' il senso di proiettarci in una visione molto più, quanto più europea possibile, che guardi proprio alle nuove generazioni. Ecco, io ho colto l'occasione per dire un paio di cose che volevo dire come mio intervento, anche poi passando a ricordare che quello su cui dobbiamo in realtà costruire è proprio quello di incominciare a trovare delle frasi diverse, innovative, e non dire più noi e voi, ma dire noi e noi, no? Perché appunto, come ricordava prima Fulvio, ci voleva coraggio per andarsene, coraggio per restare italiani bisognava andare via, ma si poteva rimanere italiani anche restando, e ecco, oggi queste cose in un contesto europeo le possiamo vivere veramente in maniera molto, molto, molto fraterna. Io direi, se siete d'accordo, anche se il tempo è andato oltre a quello che ci avevamo prefissati, se avete voglia di rimanere ancora con noi, di poter vedere, lo chiedo soprattutto a te Renzo, il video, il bel video fatto da NVGD, che è stato anche poi messo sul sito della Camera e penso anche visionato oggi durante il 10 febbraio. Soprattutto sui siti del Ministero della Pubblica Istruzione. Ecco, allora, se tutti siamo d'accordo, io direi di, perché poi l'ho trovato, di condividere lo schermo e di condividere questo video. Quindi vi chiedo, dura quanto Renzo? Una quindicina di minuti? 20 minuti. Ecco, direi di guardarci questo video, poi il tempo per qualche saluto e qualche intervento finale. Si vede? Riesci ad allargare il campo? Non si sente. Si vede, ma non si sente. Non si sente? No. Ma voi lo sentite? No, non si sente niente. Non si sente niente? No. Allora. Purtroppo non si sente. Io interromperei la... Se no, se voi avete visto, è sufficiente
andare sul arcipelagoadriatico.it, un sito internet, e parte direttamente. Probabilmente è un problema, è Zoom che non vuole condividere forse cose con l'audio, magari solo documenti o cose. Sarà troppo pesante per Zoom. Posso no, forse, forse l'errore sta nel fatto che io l'ho caricato dal sito di Arcipelago Adriatico. Tu mi hai mandato una versione che all'inizio mancava un pezzo e quindi sì, forse dovuto a questo. Io sentivo, ma evidentemente sentivo dal sito internet e non metti sulla quello che hai caricato, forse quello toglie giusto l'inizio, ma forse va bene. Adesso vediamo se però anche era, quello era un attimino con anche quello era con un altro link, sai. Sì, sì, il primo che ti avevo mandato non era ancora messo online. Sì, però non... E c'è qualche piccola mancanza, sì, ma solo dei titoli, chi lo ha fatto. Senti, allora, Lenzo, forse è meglio adesso ascoltare un po' le persone. Io mi sono preso il... Ecco, comunque, guardate, arcipelagoadriatico.it, è semplice. È meglio ascoltare le persone adesso che ci avranno tante cose da dire. Concordo con Furio, quindi direi di intanto ringraziare Orietta e Lucia per i loro interventi, ringraziare gli ospiti, l'ambasciatore Sacco, l'assessore Roberti, il direttore Marsetic, il direttore Knez e chi ho dimenticato sicuramente. Il console e Furio Radin che ci hanno salutato per chiedere appunto. Allora, invitare tutti a vedere il video, digitate www.arcipelagoadriatico.it e invece vedere se c'è qualcuno dei presenti che vuole prendere la parola e che o vuole portare un saluto o fare un qualche commento. Buonasera, io sono Barbara Costamagna di Radio Capodistria. Volevo solo chiedere un chiarimento alla dottoressa Bellaspiga, posso? Prego. Prego, prego. Volevo chiederle solo se il libro a cui si riferisce è quello che, del quale stanno parlando tutti, edito dalla Terza di Enrico Betti. Sì, è uscita la mia recensione oggi sul sito di Avvenire, quindi se andate su Google, digitate il mio nome e il suo, vedete cosa ne penso. Nello stesso tempo ho recensito contestualmente un libro di La Terza, quindi della stessa casa editrice, scritta da Silvia Dai Pra, che invece considero un autentico capolavoro e che invito a comprare. Quindi, insomma, stesso giorno, stessa casa editrice, due giudizi a mio avviso molto diversi, però, insomma, scrivere che appunto le foibe sono solo un luogo di sepoltura, che l'esodo è stato un trasferimento volontario dovuto soprattutto poi a motivi economici, cioè gli italiani non volevano impoverirsi, notare che andando via hanno perso assolutamente tutto e sono vissuti come oggi profughi venuti dal Mediterraneo, ma loro italiani in Italia, insomma, dire che sono andati via per non perdere i soldi mi sembra veramente macroscopico, ma questi sono solo due perle, il libro è una costellazione di perle, ecco, che devo dire non nega nulla, questa è la cosa incredibile, contestualizza tutto, questa contestualizzare è una parolina magica con cui senza giustificare si giustifica assolutamente tutto. Per cui penso che sia, io l'ho scritto, un gravissimo passo indietro rispetto a queste grandi conquiste di cui ha parlato prima Maurizio Tremul, Furio Radin, Renzo Codarin, cioè, e soprattutto poi Orietta Moscarda. Insomma, l'Europa guarda al futuro. Lui, Gobetti, nella introduzione storce il naso sotto sotto su questa convenzione del Consiglio d'Europa, del Parlamento europeo, che equipara tutti le stragi e le dittature, che siano di destra o di sinistra, dicendo sono tutte bestialità ugualmente gravi. Ecco, lui già inizia a dire, insomma, fa capire che non è che faccia proprio sua questa risoluzione europea. Poi va avanti col giorno del ricordo dicendo che è stato un po' istituito in contrapposizione sia al 25 aprile che al giorno della memoria, mentre non è assolutamente così. Va avanti dicendo addirittura, pensate, questo lo trovo incredibile, che mentre la parola foibe è un po' maleducata, insomma, è brutto da usare perché
poco gentile, in quanto fa apparire come una barbarie il modo di uccidere così le persone, no? Invece parlare di camere a gas nel caso della Shoah è, lui dice, dal punto di vista proprio opposto, è quasi un complimento fatto ai tedeschi per far vedere che loro erano tecnologici. Quindi noi stiamo dando degli incivili retrogradi agli slavi perché uccidevano con le foibe, e invece siamo capziosi e faziosi perché diciamo, parlando di camera gas, che i tedeschi erano molto invece avanzati tecnologicamente. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Noi parliamo di camere a gas per dire che l'obbrobrio e l'abisso del male l'hanno inventato i nazisti, insomma, almeno nei tempi moderni. Poi, per carità, nella storia dell'umanità ce ne sono state di nefandezze simili. Però, dico, andare a pensare, un complottismo, una dietrologia così, ci vuole anche fantasia a pensarla. Capite? Ecco. Per cui, vabbè, comunque, insomma, io non consiglio di leggerlo. Consiglio di leggere Silvia Dai Pra, senza salutare nessuno, sempre della La Terza, autrice di sinistra, che iscritta ai giovani comunisti, quindi io ho scritto così, sorridendo, a suo avvenire, ho scritto che aveva tutte le carte in regola, insomma, lei, quindi non era la... Lei dice, i miei compagni scemi di liceo che erano in stile, e allora le foibe, ecco, lei non faceva parte di quella compagine scema, io dico fascio vestita, che ancora oggi ammorba le nostre celebrazioni venendo ad appropriarsene senza farne parte, perché questi fascio vestiti non ci rappresentano e non li vogliamo. Ecco, lei dice, io non ero di quelli, ero della gioventù comunista, però vado in Istria, vado a cercare perché mio bisnonno Romeo Martini è finito in foiba, e insomma, e descrive tutto ciò che lei, con grande ironia, che lei incontra in questo suo viaggio. Viaggio a ritroso nel passato, viaggio a ritroso anche nella sua psiche, perché lei dice 10 anni di analisi non erano riusciti a restituirmi la pace. Quindi ancora le giovani generazioni vivono il dramma di questo strappo, no, delle radici, che hanno bevuto con il latte materno e assorbito nel DNA di famiglia. È molto bello, molto ironico, ma anche molto drammatico come libro. Grazie. Non volevo nominarlo, ma l'ho fatto. Grazie Lucia, grazie a Barbara per la domanda. Barbara Costamagna, giornalista di Radio Capodistria. C'è qualcun altro che vuole prendere? Marin Corva, presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Marin, prego. Ringrazio per la parola, spero che mi sentiate. Volevo porgere il saluto a tutti quanti, a nome mio personale, a nome della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, veramente ringraziando la Federazione degli Esuli, la nostra famiglia esiliata, per questa collaborazione anche nell'ambito del Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo che, ecco, io personalmente lo sento molto da un aspetto familiare, perché come tante famiglie anche la mia è stata divisa da quella guerra, e pertanto ecco, sono molto felice di questa collaborazione. Reputo che sarà un'ottima base per quello che credo sia l'aspetto più importante del Giorno del Ricordo, l'aspetto educativo. Cioè, noi abbiamo veramente un dovere, un obbligo, tramandare la conoscenza ai ragazzi sia i ragazzi croati che vivono in Croazia, sia i ragazzi italiani che vivono in Italia, la consapevolezza di quelle che sono state le atrocità che hanno subito le nostre famiglie, perché effettivamente siamo e facciamo parte della stessa famiglia. Dobbiamo insieme, l'Unione Italiana, quella dei rimasti, e la Federazione degli Esuli, di quelli che hanno dovuto lasciare, non hanno scelto, come che alcuni dicono, è stata una scelta, perché in realtà la maggior parte delle persone ha dovuto, almeno nella mia famiglia, abbandonare queste terre. E effettivamente, ecco, ringrazio Codarin, De Vergottini, insomma tutti gli amici dell'Associazione degli Esuli. Ecco, qui vorrei anche ricordare
Micić, Steli, se mi permettete, da fiumano non posso non nominarli per tutto quello che è stato fatto nel passato e tutto quello che riusciremo a fare anche nel futuro. Volevo chiedere anche al Presidente Tremu se mi consentiva di fare una condivisione dello schermo. Forse riuscivo a far partire il video, se vogliamo fare ancora una prova prima di chiudere, non so se interessa ancora. Sì, io ti posso condividere lo schermo, però visto che siamo qua alle 18:50 vorrei poi... Va bene. Ecco. Grazie. Perché vorrei vedere alle 8 il TG1 cosa dice oggi, insomma ci sono impegni anche di questo tipo, però allora, ti invito arcipelagoadriatico.it. Ci sono anche altre cose che abbiamo inserito e che nei prossime settimane inseriremo. C'è una rassegna stampa, Lucia, incredibile, e anche la Viviana, la Facchinetti che saluto, incredibile, abbiamo messo delle parole chiave, no, ormai non riesco più neanche a leggere tutto quello che quest'anno è stato fatto in Italia, sia delle nostre associazioni, ma anche ormai spontaneamente dai municipi, dei comuni, da persone, incredibile, mai stato tanto in assoluto. Tenteremo di fare la pubblicazione dei link quantomeno, ma è stata una cosa esaltante. È stata quasi una 24 ore di informazione. Assolutamente, anche più di 24 ore, veramente incredibile. E fra l'altro l'Arena di Pola è stata sempre nelle televisioni, è veramente fantastico. Sempre nelle televisioni, si è vista oggi, l'altro ieri sera, uno dei giornali importanti del nostro esodo, perché se non c'era l'Arena di Pola, questa documentazione, cosa è successo a Pola con Vergarola e altro, non ci sarebbe stato. E un impegno a Maurizio Tremoli, anche all'onorevole Radin, caro amico Furio, e a Vergarola, il prossimo anno, il prossimo 18 agosto, cerchiamo che a Pola ci sia qualche autorità croata del comune, più non sempre in modo timido, è una cosa ormai che non... Ecco, è un peccato. Scusatemi, ma voglio sottolineare il fatto che c'è stato un momento in cui due ministri degli esteri, italiano, che era Alfano, e croato Stier, si sono soffermati in meditazione, diciamo così, davanti al monumento ai caduti di Vergarola. Dunque, qualcosa c'è stato. Ecco, ma sì, l'ultimo anno però era quasi nessuno, va bene che c'era la pandemia. Lavoriamoci che ci siano il sindaco di Pola, e poi che portiamo Portiamo il sindaco di Gorizia nel caso. Allora, io non vorrei fare il cerbero che chiude e toglie la parola, ma è un po' colto quanto diceva prima Renzo rispetto anche all'ora in cui che stiamo facendo. Allora, io per quanto mi riguarda possiamo continuare ancora, quindi chiedo se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, portare un saluto, fare una domanda o fare qualche commento. D'altra parte credo che questa nostra conferenza, no Renzo, forse è andata anche per me almeno al di là di quelle che potevano essere le aspettative, perché ci siamo parlati in maniera molto chiara, molto sincera, e sono stati toccati soprattutto tanti punti, non soltanto storici, che sono fondamentali, ma anche di prospettiva futura, che era un po' quello che volevamo appunto dire anche nel nostro testo. Quindi noi che abbiamo cercato di avviare un processo di scrittura di programmi di testo, di libri di testo per le nostre scuole che parlano della nostra specificità, e ad esempio anche un progetto sul quale possiamo lavorare. Ci sono tanti campi, soprattutto nella parte che riguarda l'educazione e la formazione appunto delle nuove generazioni, per capire che cosa è avvenuto, ma soprattutto per impedire e formare le generazioni al rispetto dei diritti umani, delle minoranze, la cross-fertilization, il dialogo interculturale, tutti quelli che sono i valori che invece ci devono
ci devono portare a fare un percorso congiunto che guardi al futuro. Io chiedo ancora una volta se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Siamo in collegamento da quasi ormai 2 ore, per cui ecco, se non c'è nessuno che chiede, io credo che Renzo potremo andare a chiudere questo intervento. Io poi ti lascio la parola a te, io ho aperto, quindi io ti chiedo di chiudere tu questo nostro collegamento. Poi io veramente ringrazio di cuore tutte le autorità, l'ambasciatore Sacco, l'assessore Roberti, l'onorevole Radin, i direttori Knese e Marsettic, le bravissime relatrici Lucia e Orietta, prima penso di aver detto prima Orietta e poi Lucia per cercare di rispettare la par condicio, per questi interventi, tutti coloro che sono intervenuti. Credo che abbiamo fatto una cosa importante e credo veramente che davanti a noi abbiamo una strada spianata su cui far crescere, sul ricordo di quelle ferite, far crescere i fiori, far crescere il sorriso, far crescere la nostra amicizia e la nostra fraternità. Renzo, a te la parola. Io chiudo brevemente ringraziando tutti, è stata un'esperienza molto importante, questo meccanismo ci può essere utile per crescere, per impostare lavori futuri. In presenza non ci saremmo potuti trovare in tanti. Ecco, gli spunti sono stati importanti della Orietta Moscarda, della Lucia Bellaspiga, molto importanti. Credo che io e te, Maurizio, dovremmo fare un po' un resoconto ai rispettivi assemblee esecutivo, un resoconto, ma non perché dobbiamo render conto a qualcuno, tanto comandiamo noi, ma per far capire, una battuta naturalmente, ma per far capire il lavoro che abbiamo fatto e che si può ulteriormente svolgere e approfondire. E quindi anche proprio per i nostri paesi, ripeto, l'Associazione degli Esuli, la Federazione, da più di 10 anni, ancora prima del concerto dei 3 presidenti, si è sempre messa come voler essere ponte per il nostro Stato nei riguardi di Slovenia e Croazia assieme a voi. C'è molto lavoro da fare, l'Europa ce lo consente. Questa è una regione dove l'Europa è positiva, dove l'Europa è stata utile. Speriamo che cada Schengen anche tra Slovenia e Croazia, perché è la nostra terra, che amiamo tanto. Grazie Renzo, vi invierò adesso non mi viene il nome, ma vi invierò il collegamento, ovvero per il video di questa registrazione, alle vostre mail, a coloro che me lo chiederanno, per non farlo a tutti quanti, quindi in modo tale che poi ognuno potrà utilizzarlo anche per i propri scopi istituzionali. Vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo in chat. Grazie ambasciatore, verremo sicuramente a Zagabria. Lei sta facendo, ambasciatore, un lavoro straordinario di promozione non soltanto dell'Italia, come giusto che sia, ma anche valorizzando il ruolo e la presenza della comunità italiana, e di questo le siamo veramente molto 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 grati. Grazie quindi a tutti quanti, grazie, buon proseguimento di serata e spero di arrivederci a presto. Ciao a tutti.